Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video. Oggi vi spiegherò come fare il car to car massivo, ragazzi, in beef. Quindi faremo tipo 10 macchine in un colpo solo. Requisiti per fare questo glitch: la base di soldi per comprare i veicoli, ragazzi, il bunker e l'autofficina, con all'interno un veicolo del cliente, e vi consiglio di cercarne uno che costa poco, e il veicolo da cui prendere le modifiche. Quindi iniziamo, entriamo all'interno del bunker, ragazzi, e una volta che siamo entrati all'interno del bunker non ci resta altro che riuscire dal bunker. Quindi dobbiamo solo entrare e uscire, come il car to service, ragazzi, per moddare i veicoli dei clienti. Ma noi non modderemo i veicoli clienti, andremo a moddarci i veicoli che vogliamo noi. Quindi, ragazzi, cosa facciamo? A questo punto diventiamo membri della Sicuro Server, ragazzi, che è fondamentale per far uscire il glitch, e poi andiamo alla nostra autofficina. Come ci andiamo alla nostra autofficina? Possiamo andarci con un veicolo del civile, con un Buzzard, con un Oppressor, ragazzi, è indispensabile, non cambia niente. A questo punto, una volta arrivati nell'autofficina, entriamo all'interno dell'autofficina, raga, e dovremo andare a comprare il veicolo del cliente, e lo andiamo a prendere dove vogliamo che poi le macchine moddate saranno. Io userò l'autofficina per comodità, e quindi vado a comprare 3 penumbra, ragazzi, e le metto qua nell'autofficina. Voi potete metterlo anche, in esempio, nella base operativa, e quindi fare i veicoli della base operativa, ragazzi. Ovviamente non potete fare magari il Chernobog, ok? Quindi a questo punto cosa facciamo? Una volta comprati i 3 veicoli, come vedete stanno arrivando, non ci sono, scegliamo il veicolo da cui prendere le modifiche. A questo punto ci saliamo sopra, clicchiamo una volta freccia destra e andiamo al menu delle modifiche. A questo punto, una volta che siamo nella selezione delle modifiche, non ci resta altro che aspettare 3 o 4 secondi, dopodiché ci rimanderà a posto in automatico, ragazzi. A questo punto dobbiamo scendere dal veicolo. Intanto, come vedete, sono arrivate le penumbra. Dopodiché saliamo le scale e andiamo qua dove c'è questo bancone, e andremo poi per buggarci a interagire con il succo. Quindi ci mettiamo davanti al succo, raga, e andiamo a chiamare Tony. Andiamo a richiedere l'attività di Tony, raga, e appena richiediamo l'attività di Tony, che ci comparirà in alto a sinistra, clicchiamo A o X se giocate la PS, raga, e poi spammate freccia destra. In questa maniera ci farà richiedere l'attività, ragazzi. Quindi a questo punto sbadabam, una volta che abbiamo il timing in basso a destra, raga, possiamo andare a moddare il nostro veicolo. Adesso andiamo dalla penombra del cliente e andiamo a moddarla. Come la moddiamo? Cliccando una volta freccia destra, ragazzi. A questo punto cosa facciamo? Semplicemente possiamo iniziare a mettere C1FK, quindi ci mettiamo un elastico in modo che gironzola, ragazzi, e andiamo a frizzare la console. Quindi usiamo un headcut. Una volta che abbiamo frizzato la console, possiamo avviare C2. Quindi avviamo lo stesso gioco, lo stesso account sulla seconda console. Ovviamente, raga, mi raccomando, sempre la stessa versione di gioco, se no il glitch non funziona. Quindi una volta su C2 andiamo in una sessione solo a inviti, raga, e una volta che spawniamo in free mode, cosa facciamo? Semplicemente bisogna comprare i veicoli. Come li compriamo i veicoli, raga? Apriamo il nostro sito e decidiamo che auto comprare. Quando andiamo a comprare i veicoli dovremmo sovrascriverli sulle penumbra che abbiamo comprato. Quindi vi spiego: se avete comprato 10 penumbra, andate a sovrascrivere con 10 macchine diverse, ragazzi, così faremo 10 macchine. Se avete comprato solo una penumbra, potete fare solo una macchina. Quindi in questo caso io ho comprato
tre penombra, tre veicoli del cliente, e andrò a comprare tre veicoli diversi che voglio moddare, raga. Una volta che ho comprato i tre veicoli diversi e li ho sovrascritti alle penombra, quindi i veicoli del cliente che ho comprato su C1, possiamo pure semplicemente, raga, chiudere il gioco. Andiamo a chiudere C2. Intanto, raga, C1 sarà ancora lì che sarà gironzola, ma l'unica cosa che dobbiamo fare è aspettare in basso a destra il timing che finisca, il timing di Tony. Se invece, raga, voi usate il car to car, quello senza timing, con l'attività, link in descrizione del video, potete farlo. A questo punto, una volta che è finito il timing, raga, cosa facciamo? Andiamo a comprare di nuovo il veicolo del cliente, ma sto giro compreremo questo moddato. Quindi lo andiamo a sovrascrivere sopra le penombra, raga. Una volta che abbiamo sovrascritto le tre penombra moddate sopra le tre penombra originali, perché su C1 risulteranno ancora i veicoli del cliente e non quelli che abbiamo comprato su C2, cosa facciamo? Ci facciamo un cambio stile, un salvataggio forzato, e andiamo poi a staccare il netcat. Quindi, raga, mi raccomando, appena avete comprato i tre veicoli, andate a farvi il salvataggio forzato e a questo punto staccate il netcat. Una volta che l'avete staccato, aspettate sempre quei 30 secondi, raga, per sicurezza, per vedere se vi butta fuori in automatico dal gioco. Se esso non succede, aprite il vostro menu, chiudete l'applicazione o chiudete il gioco, sia se siete su Xbox o se siete su PS, non cambia assolutamente nulla. A questo punto, una volta che avete chiuso il gioco, raga, semplicemente andate a riavviare il gioco. Se vi dà da caricare i dati, raga, caricate sempre gli ultimi dati salvati, cioè su questa console, è fondamentale. Una volta quindi che siamo spawnati, raga, e siamo dentro l'autofficina, io mi ero messo già il rientro qua dentro, e sbada bam, ragazzi, avremmo fatto i veicoli tutti di colpo. Hanno le stesse modifiche, raga, ma sono tutti diversi. Potremmo fare 10 macchine di colpo, potremmo fare un set tutto di colpo. Quindi lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savi che supportate il canale, e alla prossima. Sbada bam, raga. Ah, dimenticavo, se volete clippare con me questo genere di video in beef, ragazzi, non esitate a contattarmi.